figliola che ti chiami Rosa, che bello nome mamma te t'ammise. T'ammise un nome bello, dilli Rosa, lo meglio c'ore nel paradiso. Bella figliola che ti in questa meravigliosa località di mare, Tre Fontane, in provincia di Campobello di Mazzara, e siamo proprio con il sindaco. Sindaco che è il signor? Ciro Caravà. Devo dire, rimango stupefatto dal fatto di questa meraviglia di posti, sole, mare meraviglioso, spiagge stupende, questo mare incredibile, e queste manifestazioni, questa sensibilità, queste manifestazioni per valorizzare i prodotti della terra siciliana, per valorizzare, questa è proprio una manifestazione che mette proprio in risalto il vostro olivo, un olivo particolare che è una meraviglia. Qui rimango un attimino sorpreso dal fatto che appunto c'è questo interesse da parte di un sindaco, da parte di una comunità bella come la sua, nel valorizzare questi prodotti. Rimango allibito dal fatto che comunque c'è questo interesse, questa voglia da parte di un sindaco di fare queste manifestazioni che portano turismo e che portano soldi. Stasera abbiamo anche dei personaggi, abbiamo Masciarelli che sta presente nella serata, e quindi io devo ringraziare il sindaco che ha questa sensibilità per valorizzare proprio il suo prodotto della terra. Ma guardi, non potrei fare diversamente, sarei non in pace con me stesso. Il nostro comune, se ben piccolo, ci sono 2.400 circa aziende agricole, certo grandi sono solo alcune decine, ma si insiste su un tessuto economico fondamentalmente proprio su questa produzione, prima anche sull'uva, oggi in modo più particolare proprio sulla nocellare e sull'olio. E quindi cosa dovrebbe fare un sindaco quando la base economica della sua città prospetta per il futuro il turismo? Non so se lei conosce le cave di Cusa. Abbiamo in questi giorni, grazie anche all'intervento del presidente Lombardo, reso possibile il parco Selenunte Cave di Cusa, quindi abbiamo un parco unico e questo ci consente di valorizzare al meglio le nostre risorse archeologiche. Una città che fonda la sua economia, ha fondato sempre la sua ricchezza sull'olio e sul vino. Proprio da questo che bisogna partire, dal basso, dal valorizzare il sudore di chi lavora la terra, di chi produce, di chi si impegna, per potergli dare una mano. Abbiamo produttori bravi, allora il comune ha partecipato e partecipa stabilmente a un consorzio Terra d'Occidente presieduto dall'ex senatore Buongiorno a Castelvetrano come comune sostenitore e come comune partecipe. Sono intenzionato a fare non solo queste manifestazioni che sono importanti, ma che queste manifestazioni diventino la sintesi di una sensibilità che ci porti ad ipotizzare una strategia, una progettualità, una proposta. L'affermazione nei mercati nazionali non solo, è possibile creare una condizione di sviluppo. Partendo dal basso si può combattere meglio la crisi. Io penso che il governo, chi è responsabile, destra, sinistra, non è qui il punto, non è questo il punto. In questi anni macinano i comuni, tolgono risorse comuni, tolgono risorse alle fiere. Quest'olio ha quindi delle possibilità di vendita sui mercati esteri? Assolutamente sì, noi abbiamo singoli proprietari del nostro comune, ma anche di Castelvetrano, di quest'area in cui insiste appunto la nocellare del Belice, che sono riusciti ad affermare attraverso l'imbottigliamento, la commercializzazione, il loro prodotto all'estero. Il nostro prodotto, però la concorrenza, anche non conoscendo la bontà del nostro prodotto con altri oli, con altre olive, evidentemente ci penalizza molto, perché il costo di produzione del nostro prodotto è eccessivamente eccessivo e nel corso di questi anni è aumentato assolutamente. Per quanto riguarda il comune stiamo facendo di tutto per abbassare proprio i prezzi di produzione, i costi di produzione, tentando di dare l'acqua per esempio gratuitamente, cercando di contribuire proprio alla base sui costi di produzione. Sindaco, io la interrompo perché lo spettacolo lei sa che ora deve iniziare appunto, e quindi io vi auguro e spero che persone come lei, sindaco, ce ne siano tanti e che si possano valorizzare sempre di più i prodotti della terra siciliana che sono meravigliosi. Ci gustiamo lo spettacolo, grazie sindaco, grazie a voi, a dopo telespettatori. Bella figliola Gavia, buonasera a tutti, ma l'applauso più forte, più vero, più, come dire, fantastico. Dove vai, Monia? Un altro microfono! Vai a prendere un altro microfono? Perché cioè, sono un salvo, non vai a comprare. Vado a comprare. Ah, ok, allora date dei microfoni per cortesia, Monia. Grazie.
Dicevo, l'applauso non è tanto a Masserelli. Io qui sono un piccolo trade union in questo oceano meraviglioso che è la vostra terra. Ma l'applauso va a voi per essere qui in questa strepitosa serata al Nocellara Day più forte! Giuria, io vi faccio un applauso a voi perché purtroppo non vi conosco tutti, ci siamo presentati prima al volo, complimenti, vedo addirittura delle dei personaggi che sono pluridecorati sul campo, cioè perché voi due, scusate se mi permetto, sono ignorantissimo in materia, ma tu stammi vicino, e questi due signori sono generali rispetto agli altri, perché vedo dalla collana c'è il generale, c'è Custer e Napoleone. Invece no, c'è Idea Rotisseo, esattamente, dal 1248 al 1950, se li portate benissimo, complimenti. Sono più giovani. No, adesso due parole ce le potete dire perché, ripeto, abbiamo detto siamo ignoranti in materia, che cos'è questa C2 Rotisseo? La pronuncia era giusta, almeno quella. E quindi è un'associazione di livello mondiale e noi ci onoriamo di essere qui nel nostro piccolo, rappresentiamo il bagliage di Trapani. Bene. Il bagliage provinciale di Trapani. Io sono Maurizio Messina, sono il BAI, equivalente al presidente della Shen di Trapani. Accanto a me c'è il consigliere gastronomico della nostra associazione, il dottor Riccardo Cassisa. Grazie. Perfetto. Non rubiamo altro tempo. No. Grazie per averci detto questo, perché io è la prima volta che vedo appunto due persone pluridecoriate che fanno parte invece di un'associazione importante che va dal 1248 in poi. E vorrei l'occasione per salutare il presidente della giuria Giancarlo Roversi. Messiere presidente. Straordinaria persona, docente, poi insomma lo presenteremo meglio, docente di giornalismo e turismo alla Scuola Superiore di Giornalismo all'Università di Bologna e anche direttore di una famosa atmosfera di Meridiana. Bene. E quindi e poi presenteremo anche meglio la giuria. No, dicevo, vorrei far fare un applauso a Valentino che sarà il nostro uomo a terra, il nostro due piedi a terra. Valentino. Grazie a tutti. Valentino e Fabrizio, alla fine noi ci esibiremo in una performance proprio per allietare questo nostro pubblico e siamo in diretta da sotto il palco, possiamo dire, no? In collegamento diretto sotto il palco. E allora, dottoressa Licata, a te la parola. E allora vi ringrazio, vi auguro un buon inizio di serata, non voglio tediarvi, gustate l'olio del Belice, l'olio della Nocellara, che è anche un olio che previene le malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche, e quindi sponsorizzatelo, cucinate tutti con l'olio della Nocellara e benvenuti alla Nocellara Day, la prima edizione. Grazie. Iniziamo subito, invitiamo i quattro chef sul palco. If you don't mind, ladies and gentlemen, for you, for everybody, the four chef. No! Oh, un po' di musica. Stanno a dormire. Gli chef! Peppe Agliano, del ristorante La Corte di Mangioni di Marsala. Gianni Zichiti, ristorante Nanì di Erice. Rosario Maltese, la collinetta di Castelvetrano. Nino Rosolia, Tiburon Beach a Marsala. Benissimo, li congediamo. Li congediamo già, avete fatto una specie di comparsata, grazie. Una comparsata è per tutti i tempi. Certo. E allora a questo punto... E salutiamo e presentiamo la giuria. La giuria, mio caro. Valentin! Ecco. Alla tua sinistra, sempre la mia destra. Allora, iniziamo con questo affascinantissimo uomo. Certo, scusa, mi permetto, visto che il sindaco ha parlato di turismo, sì. Allora, visto che ci sono dei personaggi che non sono di qua, voi dovrete trattarli come turisti, quindi sì. Al nome e cognome ci deve essere un fragoroso applauso di benvenuto in questa terra. Ci siamo capiti, prego. Valentine. Marcello Clausi, editore del magazine Cult, che parla di attualità, di
di tutto. Di tutto, di spettacolo, di attualità. Tu conosci il mensile, no? Sì, il mensile e anche il settimanale. No, scusa. Però lo fai settimanale. No, i costumi e società. E parla certamente, ha parlato anche del... delle olive, delle belice, e ci sarà soprattutto, lo dobbiamo dire, il prossimo mese, dico, ce l'ha promesso, un articolo. Tra l'altro con la copertina, fatto proprio con le olive. Le olive in mano. Sì. È un po', certo, ne possiamo anche parlare. Un po' unta come copertina, però diciamo che può andare. Poi continuiamo qui, abbiamo questo Fabrizio Salce. Dietro il programma TV Agri Sapori, in onda su Svizzera Italiana, 100 emittenti, in onda su 100 emittenti, di cui 15 siciliane. E addirittura. È anche quella che non si vede, quella esatto, è anche quella che non si vede, che è quella in spegno. Lo Sky della Svizzera. Esatto. È il professor Lamberto Cantoni, giornalista e direttore della rivista iQuality. Insomma, grazie. Docente al Polimoda di Firenze, storie della moda contemporanea. Beh, che volevo dare una piccola informazione, certo, che forse pochi conoscono. Secondo una ricerca molto empirica, delle quali le università americane sono le ovvie protagoniste, la cultura dell'olio dà alla bellezza una durata che nessun'altra dieta alimentare riesce a dare. Ecco, penso che questo potrebbe essere un tema da sviluppare, soprattutto nel mio settore. Ne parleremo, perché sono convinta che olio, anche bellezza, ci sono anche prodotti di bellezza, come no, vero Stefano? Io ne sono una prova vivente, scusate. Abbiamo già presentato, ma con piacere lo ripresentiamo, il presidente della giuria Giancarlo Roversi. Abbiamo già detto, docente di giornalismo, esperto, ipercritico, persona di straordinaria preparazione. E chi è questa bella fanciulla? Non ha parlato ancora. La nostra carissima Doriana Licata. Bella! Il sindaco ne sa qualche cosa. E il marito? Il marito è succube, scusate. No, il marito non è succube. No, non è succube. Il marito è seduto per adesso, non è succube. Ma lo presentiamo il marito? Perché ogni volta l'assessore... Il marito è questo giovane, questo piccoletto qua di 1,97 m, diciamo. Si alzi, deve essere all'altezza della dottoressa Licata. Questo ragazzo affetto da nanismo. Sì, da nanismo. È stato creato per starle accanto, tra l'altro, perché non ci può dire. Esatto. Dottor Giuseppe Curada, presidente del distretto ovicolo. A lui devo dire un particolare ringraziamento per l'accoglienza, perché ci ha accolti anche in uno dei suoi spazi, dei suoi alberghi. Devo dire che oltre a avere questa doppia attività, oltre a quella imprenditoriale e immobiliare, anche quella dedicata appunto alla conservazione, alla lavorazione delle olive. Continuiamo alla nostra sinistra, vero? E qui abbiamo questo lo conosciamo, il signor... Conoscete Nino Panicola. Nino Panicola, giornalista e scrittore, teniamo a dirlo, perché ha scritto anche dei libri, no, gastronomo di Marsala, e quindi anche insomma, voglio dire... La patria del vino, non ce lo dimentichiamo mai. La patria e la matria, tra l'altro. No. È la matria. Poi abbiamo qua i nostri due, li abbiamo già presentati, però ricordiamo chi sono. Maurizio Messina, Riccardo Cassina, mi perdoni, e Maurizio Messina, bellissimo, della scelta. Va bene, a questo punto la serata è finita, potete andare a casa. No.